Siamo qui con Lucia Zotti, guarda, bellissimo, molto informale questa cosa. Cioè, ho detto facciamo una cosa informale, siamo qui con Lucia Zotti, che praticamente stiamo intervistando per Agorà per due motivi sostanzialmente. Uno di interesse generale, dico così. Cioè, Lucia Zotti vive a Locorotondo, non lo sa nessuno, lo possiamo dire, cioè non lo sapeva nessuno. Di recente, Lucia è un'attrice e una regista bravissima, è una dei fondatori del Kismet, ha fatto una serie, fa teatro da una vita praticamente, giusto? Sì. E da un certo numero di anni vive qui, vive a Locorotondo. Di recente però ha lavorato in una fiction Rai e praticamente lì si è sconvolta, mi ha raccontato un aneddoto l'altro giorno, carina, che quando arriva il gommista, prima le facevo, anzi, le raccontalo tu, fui prima perché so. Sì, il gommista, come tutti i gommisti, i meccanici di auto, eccetera. Quando mi vede arrivare abbassa la testa, sai, c'ho da fare, non c'ho tempo. Io poi lo saluto e lui dice ciao. Da quando ha visto la fiction invece mi vede spuntare all'angolo della strada. Lucia, ti ho visto alla televisione! Vieni, vieni! Beh, sono conquiste. Ti giuro, quando l'ho sentito mi sono messo a ridere, me l'ha raccontato prima, mi sono messo a ridere. Qual è la fiction? Diciamo Allora, che la fiction è Imma Tataranni, sostituto procuratore. andato sulla Rai domenica sera. Beh. Si andava in onda la domenica alle 21 su Rai 1. Sulla Rai 1, pensate. E adesso stai lavorando per un'altra fiction, però mi hai detto No, su. adesso sto lavorando in vari film, non fi sono film. Ci sono diversi film che stanno per uscire, uno con Scamarcio, un altro invece devo andare a Roma, partirò lunedì. Ne ho fatto un altro con lo stesso regista della fiction, Imma Tataranni, Francesco Amato, che mi ha tanto amato e sono felice di questo, e mi ha interpellata per fare un ruolo anche in un altro film che uscirà, che si chiama 18 Regali, e quello è un film Rai, quindi andrà su Rai 1 anche quello. Però tu non sei una, cioè, allora, sei un'attrice televisiva nel senso che fai anche quello, però nasci attrice No, nasco. teatrale. Sì, io nasco attrice teatrale proprio 2 giorni fa ero alla conferenza stampa del Piccinni che riaprirà il 6 di dicembre dopo una lunga chiusura per restauro e mi sono ritrovata nel teatro in cui io ho iniziato a fare il teatro di prosa perché io da bambina ho cominciato ballando, cantando, facendo quindi spettacoli di varietà, allora esisteva l'avanspettacolo che si faceva prima dei film e quindi ho fatto un lungo periodo io perché bambini prodigio, chiamiamoli così, no? In Puglia, a Bari, all'epoca, nel lontanissimo 1900, che era. Non lo so. Avevo 5 anni, 6 anni quando ho iniziato, io sono nata nel 37, quindi erano gli anni 40. Ce n'erano pochi, per cui io poi ballavo, mio fratello suonava, ci chiamavano da tutte le parti. Quindi lì è iniziata la nostra carriera, chiamiamola così, poi abbiamo fondato una compagnia di giovani che abbiamo portato a Petruzzelli e lì siamo stati per tutta la stagione a fare le nostre cose, ballavamo, cantavamo, perché ci hanno poi confermati per tutta la stagione. Insomma, varie cose, non voglio dilungarmi troppo. Poi all'età di 17 anni Paola Borboni, che arrivò a Bari come direttrice artistica del Piccinni, per invece di chiamare altri attori da Roma, da Milano, eccetera, eccetera, per fare la stagione teatrale a Bari, decise di cercare fra i giovani attori emergenti del luogo. Per cui naturalmente noi che eravamo sempre in vista con i nostri spettacolini fummo chiamati e lei fece una sorta di provini e io diventai la sua attrice giovane nella compagnia e quindi lei mi insegnò tutto e mi ricordo sempre, mi ha voluto tanto bene e mi ha detto durerà tanto il tuo lavoro, tu durerai tanto, mi ha dato questa benedizione, la chiamo io, e mi ha dato questa previsione di una lunga vita di teatro. Mi dice non sarà facile perché il teatro non è facile, però sarà lunga. E questo è vero, perché io poi chiaramente nella vita poi devi dividere le cose private con quelle pubbliche e si rallenta tutto.
poi dipende anche da dove nasci, la regione, eccetera. Comunque alla fine sono riuscita a fondare insieme ad altri il Teatro Kismet e abbiamo avuto un periodo meraviglioso nel quale abbiamo girato in tutto il mondo con i nostri spettacoli. Che è bellissima sta cosa. C'era un mio amico musicista che mi diceva, è scomparso, mi diceva: io con la musica non ho mai fatto i soldi, però almeno ho girato tutto il mondo. Ecco, esattamente la stessa cosa. A me è successo lo stesso col teatro. Me, e devo dire mia figlia, perché mia figlia Monica Contini, che fa l'attrice anche lei, è importantissima, è stata sempre a mio fianco dal momento della fondazione del Teatro Kismet, e prima anche durante i laboratori, eccetera. Allora, parliamo del Barba Blues, Sì, perché sennò. no, perché poi, allora, diciamo, faceva teatro, Lucia, si è interessata anche, ha fatto varie esperienze teatrali, ma si è interessata anche al teatro per educativo, per i bambini, credo. Soprattutto il Teatro Kismet è nato come teatro ragazzi di altissima qualità, appunto riconosciuto in tutto il mondo, abbiamo girato tutto il mondo, il Giappone, siamo andati persino in Madagascar a fare spettacoli con l'Alliance Française, che è Vedi? un'associazione che si occupa appunto di portare la cultura nel terzo mondo, diciamo. E quindi tramite questa esperienza ha fatto una serie di spettacoli, molti scritti da lei. Alcuni, O... sì, gli ultimi, perché poi a un certo punto sono arrivate le restrizioni, cioè il fatto che non si potevano più montare spettacoli con tanti attori, come noi eravamo una compagnia numerosa. Alla fine, minimo, minimo, eravamo in 7-8 in scena e poi piano piano le finanze non ci hanno più permesso questo, per cui io mi sono inventato un tipo di teatro dove con due o tre attori molto bravi, devo dire, siamo riusciti a interpretare 12-13 personaggi, 15. Comunque è bello impegnativa. Sì, però abbiamo trovato una formula per cui non si vede la fatica e i bambini alla fine sono sorpresi e dicono: e gli altri attori dove stanno? No, siamo tutti noi. Perché io appunto ho trovato questa maniera di scrivere i testi in maniera che ogni attore avesse il tempo di fare i cambi, però chiaramente tempi Vabbè, abbastanza devi conoscere bene la materia teatrale. ridotti, certo. E quindi Lucia fa, praticamente nell'ultimo periodo, scrive i testi, ovviamente adattandoli, fa la regia, e quando può interpretare, dipende, Eh insomma. sì, preferisco non interpretare gli spettacoli in cui faccio la Beh, regia, perché penso è sia di molto complicato, sì, sì. abbastanza. E all'interno di questo lavoro, di recente, ha fatto questo libro, e ovviamente lo pubblicizziamo perché è stato pubblicato con Pietrelive, che è una casa editrice del luogo, che si chiama Barba Blues. Che, vabbè, ce lo descrivi tu, insomma, parte ovviamente dalla favola di Barba Blu, ma Lucia fa questa, a parte di scriverla in maniera anche molto, molto divertente, fa questo cambio di finale, diciamo, che penso sia la parte più significativa rispetto alla favola, come viene tramandata. Per me sì, cioè praticamente tengo a premettere, io grazie ad Antonio sono riuscita appunto a pubblicare questo libro, ma non sono una scrittrice, io sono soltanto una teatrante che prende una storia bella, suggestionata dalla storia e poi la traduce in linguaggio teatrale, questo è il mio lavoro principale. Naturalmente in questo percorso, qualcosa viene cambiata inevitabilmente, specialmente quando trattiamo fiabe molto antiche che sarebbero incomprensibili per i bambini di oggi, i ragazzi di oggi, le attualizzo senza togliere però il significato fondamentale che le fiabe portano e che quello è importantissimo. Per quanto riguarda Barba Blues, io sono partita da una lettura che ha fatto mia figlia Monica Contini sulla Camera di Sangue di Angela Carter. E lei era molto presa, questa le è piaciuta moltissimo e l'ha interpretata molto bene e quando ci hanno commissionato un nuovo spettacolo per ragazzi dal Teatro Kismet abbiamo deciso insieme di affrontare questo problema, di affrontare questo testo complicato, difficile, pericoloso, che poteva essere abbinato al tema del femminicidio, di cui tanto si parla, e in cui io vorrei dire la mia. Cioè quello che mi ha sempre turbato del cosiddetto femminicidio, anche questo modo di denominarlo, non è che sia proprio l'ideale, però tutti lo conoscono così, lo chiamiamo anche noi così,
viene sempre presentato parlando ed evidenziando la debolezza della donna e l'incapacità della donna di difendersi e di proteggersi e di reagire alla mostruosità, alla cattiveria di certi tipi di maschi, non li chiamo uomini, quelli non sono uomini, sono maschi, maschi cattivi, maschi mostri. Allora, io voglio portare un discorso un po' diverso, vorrei riuscire, è difficilissimo e ti creo una serie di inimicizie dicendo questa cosa, vorrei riuscire a infondere nei ragazzi, nei giovani, nei bambini l'idea che questi maschi possono trasformarsi, perché se vanno a vedere bene bene dentro di sé, forse un angolino di diversità, nel senso buono, la trovano. E la devono far crescere. E in questo percorso anche noi dobbiamo contribuire, noi donne, con il nostro comportamento, non essendo troppo remissive, non essendo troppo, come si dice, che sappiamo subire, che sappiamo passarci sopra, che perdoniamo, Condiscendere. accondiscendere, eccetera. E trasformiamo, quindi scambiamo l'amore con debolezza, così come i mostri scambiano l'amore con possesso e cattiveria. Allora, è chiaro che se ci sono dei mostri, i veri mostri, quelli non li cambi, però noi vogliamo cambiare nel tempo, vogliamo cominciare a parlare e a mettere un discorso nuovo in questo conflitto eterno. E allora, in questo Barba Blues, torniamo a noi. Innanzitutto, io ho voluto cambiare il titolo, non l'ho chiamato Barba Blu, ma Barba Blues, perché come sempre faccio io nei miei spettacoli, ci metto molta musica, musica originale, scritta per lo spettacolo da qualche autore, in questo caso Michele Biancofiore, chitarrista eccelso, che ha creato delle musiche molto carine, molto inerenti, molto pertinenti a seconda delle scene. Però è permeato da questo blues, perché il genere musicale di Michele è quello. Il funky blues, Un po' di swing, swing, lo certo. swing, eccetera. Naturalmente non mancano anche il valzer e il tango, che sono delle basi classiche da cui poi viene tutto il resto, perché sono molto pertinenti in una storia. Allora, l'unica cosa che i punti fermi che mi hanno colpito della storia di Angela Carter sono stati questi. Angela Carter racconta in prima persona, cioè per la prima volta la protagonista non è passiva, ma è attiva. Cioè non c'è qualcuno che racconta la sua storia, poveretta, è lei che si ricorda la sua storia e ne parla, quindi con tutte le sensazioni di una donna nell'incontro con l'uomo, le paure, le fascinazioni, eccetera, eccetera. E quindi un atteggiamento molto vero, molto femminile, molto riconoscibile. E questo mi ha colpito molto. Poi l'altra cosa che mi ha colpito è stato che lei è stata attiva nel salvarsi in questa storia e soprattutto che durante tutto il percorso di vita con questo uomo non ha trascurato di riconoscere e coltivare anche sentimenti spontanei verso un'altra persona, un musicista, è il suo maestro di musica, che è cieco, quindi è cieco, non valuta l'altro soltanto dall'esteriorità, ma ne sente l'energia, ne sente l'anima. E quindi questa persona, lei ha coltivato questo rapporto con quest'uomo e quindi anche la tenerezza che viene fuori da questo rapporto, che non era, nella storia, non era un tradimento. Però nel momento in cui lei ha scoperto la cattiveria e la mostruosità del suo compagno, l'ha scoperta scoprendo le donne uccise, io presuppongo che chi ascolta conosca la storia, Ah, la fa cercare, insomma. se la Grazie a va a Dio internet cercare. serve anche a quello. Io Sì. dice, sento il nome e clicco. Quindi dicevo, quando scopre la mostruosità del suo compagno, rivaluta le qualità del musicista e alla fine, con l'aiuto della madre, quindi tutto al femminile, nelle nostre storie, la storia di Angela Carter e anche nella mia, le donne si salvano da sole. Non hanno bisogno del fratello, del maschio che intervenga a fare che? Ad ammazzare a sua volta il nemico.
E questo, come nella fiaba di Barbablù, Barbablù alla fine viene ucciso dal fratello della poverina che da sola non sarebbe mai stata capace di salvarsi. Nel nostro lavoro invece la donna va via, lo abbandona, gli fa sentire il dolore della sua scomparsa e nello stesso tempo non lo ammazza, non lo fa ammazzare, ma ricostituisce la sua vita a fianco del musicista, cioè di una persona come si deve, come dovrebbe essere. Questo è il finale di Angela Carter, che lei va col musicista. Nel nostro finale, in un primo momento, io avevo messo che nel futuro si vedeva che sia Barbablù che la donna si ritrovavano perché lui riconosceva i suoi difetti, il suo male, il male fatto. Quindi una volta espiata la sua colpa, ritornava da lei. Infatti il nostro spettacolo inizia con la scena con le ombre di due vecchi, che sono appunto la donna e Barbablù invecchiati, che si raccontano amabilmente delle cose, quindi evidentemente hanno recuperato il loro rapporto. E ultimamente invece l'abbiamo rimesso in scena, lo spettacolo rimesso in prova, non rimesso in scena, lo rimetteremo in scena, perché le critiche che ci hanno fatto su questo finale sono state talmente tante che la produzione ci ha chiesto di cambiare il finale, quindi anche il nostro finale finirà con Barbablù ammazzato. Con Barbablù non ammazzato assolutamente, però la donna non si vede che si ricongiunge con lui, se ne va. Il finale è aperto. Il finale, diciamo, rimane aperto a quello che è. Il bello del teatro è anche che si possono modificare, cambiare, magari fra due anni cambiate ancora, si può fare. Vedremo come sarà accolto questo nuovo finale. Diciamo una cosa, chiudo sullo spettacolo, sugli interpreti, perché è anche carino. Sì, certo, gli interpreti dello spettacolo sono Monica Contini nella parte della moglie, dell'ultima moglie di Barbablù, che appunto porta avanti tutta la storia raccontandola e agendola, ovviamente. Barbablù è stato interpretato egregiamente da Mino De Cataldo e anche sarà interpretato adesso da Enzo Toma. Il musicista è Michele Biancofiore. Le scene sono state ideate e realizzate da Lisa Serio di Martina Franca e le illustrazioni del nostro libro sono di Valeria Puzzolio. Sono di Valeria Puzzolio, che egregiamente ha. Lo diciamo perché stiamo facendo, è bellissimo. Infatti. Ci sono delle bellissime. Perché praticamente lo spettacolo è andato in scena la prima volta a maggio. A maggio l'infanzia. Adesso, per la prima volta, lo presentiamo qui, a Lo Rotondo, lo presentiamo al laboratorio urbano vicino alla Chiesa Madre, in un incontro organizzato da Pietre Vive con la libreria La Prodo, che si occuperà anche delle vendite, e con l'associazione Tre Rotelle. Quindi saranno queste tre associazioni, sono due associazioni e una libreria, che producono questo incontro in cui ci sarà la mostra delle tavole di Valeria, poi ci sarà Lucia che presenterà il suo libro, quindi siete tutti invitati, perché è bello avere, abbiamo una star qui, la tocchiamo con mano, e poi ci sarà ovviamente Monica che leggerà degli estratti, quindi interpreterà, è bellissimo, cioè l'interprete che interpreta teatralmente il libro più la mostra delle tavole, quindi c'è la possibilità di entrare nel libro, oltre al fatto di poter parlare, discutere di quanto ci è stato detto adesso con Lucia. Sì, poi ne parliamo insieme, così sento anche altri punti di vista, perché abbiamo avuto anche delle osservazioni di professoresse eccellenti della prima versione, che avevano perfettamente capito qual era l'intento del nostro lavoro. Io ti volevo fare un'ultima domanda, però, che mi è stata, a meno che non voglio aggiungere qualcosa. No, io volevo solo aggiungere che secondo me questo libro, non lo dico per mio interesse, ma perché proprio mi sembra giusto valutare e premiare i lavori, l'impegno, eccetera, eccetera, quindi anche dell'editore, può essere un bellissimo regalo per Natale, per i bambini e per le bambine. Sì, lo pensiamo tutti, sinceramente. No, la domanda è questa, perché ovviamente è successa la storia, io parlo per me personalmente. Io conosco Lucia da molto prima che ovviamente ci fosse la fiction, tutte queste cose qui.
La conosco da molto tempo, e lì già viveva qui. Abbiamo fatto questo libro per lo spettacolo, perché ci conosciamo e tutto. Poi è successa questa cosa che secondo me è un po' simpatica, un po' carina. Cioè, lui ci ha fatto questa fiction, tutti c'è Lucia Zotti, c'è stata mia madre che non si interessa mai al mio lavoro editoriale, che mi fa: ma come hai pubblicato la signora che vedo tutte le domeniche in TV? E infatti si è presa anche lei la copia del libro. E mio padre, tutto questo, mi pare molto, molto free, mi ha detto: come cazzo sappiate che è stato? Cioè, per dire, come ti sei trovata? Cioè, perché sei arrivata dopo? Come sei arrivata a vivere qui? Ecco, una domanda stupida forse, però. No, non è una domanda stupida, è una storia molto umana. Sono arrivata qui perché in questo paese viveva il fratello di mio marito, che era il farmacista di Locorotondo, quindi conosciuto da tutti, Don Mimì Contini. La farmacia adesso è condotta dalla nipote, no? La dottoressa Contini. Ed era più anziano di mio marito. Mio marito era in una fase terminale di malattia. L'unico parente vivente era suo fratello, avrebbe avuto piacere di avere le sue visite, ma lui non poteva, era malato. Allora io, siccome sono matta, sono arrivata a Locorotondo, ho affittato il primo appartamento trovato libero, degno, adatto, nel centro storico, e l'ho preso. Per far vivere gli ultimi tempi a mio marito vicino al fratello. Dopodiché io mi sono trovata talmente bene in questo paese, l'ho sentito proprio mio, per la prima volta mi sono sentita a casa. Mi piace moltissimo la gente, mi piace il paese, è bellissimo, non sono io la prima a dirlo, mi piace il loro modo di vivere, sono persone, come dire, discrete. Pur essendo poi calde, affettuose nel momento in cui le tratti, però hanno questo atteggiamento discreto nei riguardi degli altri, che mi è piaciuto molto. Mi piace molto la pulizia del paese, eccetera. E quindi ho deciso di non andarmene più. Alla fine anche mia figlia è venuta con me, è qui. E sì, abbiamo cambiato casa, ne abbiamo presa una ancora più grande in campagna e siamo felicissime. Hai Proprio oggi visto, parlavamo del beh. piacere di stare in un posto bello, bello, pur spostandoci poi continuamente Per per lavorare, lavoro, eh sì. sì, comunque un bel impegno, ma tanto tu sei forte, quindi non No, ma ti. comunque non è diverso, perché anche da Bari ci dovevamo spostare, solo che spostandoci da Bari cozzavamo continuamente con le brutture della città, il traffico, la gente cattiva, perché Devo dire che si anche oggi ritrova qui c'è il di tutto. traffico e sta più, quanto piove questo paese Eh sì, diventa. vabbè, il traffico sì, però diciamo che comunque qui a piedi ti muovi benissimo, Quello quindi. che posso dirlo tranquillamente. Va bene, allora vuoi aggiungere qualcosa? Altrimenti io direi che ci vediamo tutti. Venite a Venite a trovarci. trovarci il 15 dicembre, Laboratorio Urbano, alle 18, dove presentiamo questo libro bellissimo e c'è Lucia Zotti. A presto. A presto.